Le notizie di oggi sono offerte da Il Dolce Dormir, in via Litoranea a Marotta. Tutto aumenta? Noi abbassiamo i prezzi. E solo per questo mese, sconti esagerati. Buongiorno da Giulia Mancinelli. Scade oggi il decreto del governo che contiene le restrizioni per contrastare la diffusione del Covid-19. Da domani nuove regole per l'uso della mascherina che resta obbligatoria su mezzi pubblici, a scuola, nelle RSA, negli ospedali. Mascherina obbligatoria anche per i cinema, teatri, locali di intrattenimento ed eventi culturali al chiuso, competizioni sportive sempre al chiuso e negli stadi. Sono invece facoltative nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati. Sono intanto 1735 nuovi contagi da Covid registrati ieri nelle Marche, con il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti che scende leggermente a 803 positivi. I ricoveri ospedalieri sono 176, di cui 4 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 3 decessi. Salgono così a 3840 i morti per Covid dall'inizio della pandemia. La Regione Marche ha integrato le linee guida operative per la prevenzione del Covid nelle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari. In particolare, negli stabilimenti è caduto l'obbligo di distanziamento minimo degli ombrelloni, pari a 10 metri quadrati. Sono però previste agevolazioni per chi sceglie di mantenere il maggior distanziamento. Sit-in di protesta con tanto di striscioni ieri mattina davanti al nosocomio cittadino da parte del Comitato in difesa dell'ospedale senigalliese. Il Comitato ha evidenziato le tante criticità legate alla carenza di personale, chiedendo alla Regione di intervenire con un riequilibrio delle risorse. Il Consiglio Comunale di Senigallia, riunitosi ieri, ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della Tari 2022. L'assessore alla bilancio, Ilaria Bizzarri, nella sua relazione introduttiva ha assicurato che per il 2022 non ci saranno aumenti e anzi, in virtù di fondi precedentemente non utilizzati, le tariffe subiranno piccoli decrementi. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.